Risolviamo lo stesso esercizio di prima con il fulcro spostato di un metro a destra rispetto al centro del batticulo. Questo è il centro del batticulo, G, dove è applicata la forza di gravità a 30 kg peso. A e B stanno nelle stesse posizioni di prima, quindi A sta a mezzo metro a sinistra del centro e B sta a 3 metri dal centro, solo che ora la differenza è che il fulcro è stato spostato a destra, non sta più nel baricentro, a destra di un metro. Quindi cambiano tutti i bracci, perché i bracci si misurano sempre a partire dal fulcro. Per esempio, la forza B prima aveva un braccio di 3 metri, adesso ha un braccio solo di 2 metri. La forza A prima aveva un braccio di mezzo metro, perché il fulcro era qui, adesso il braccio è diventato 1,5 metri. E la forza di gravità G prima aveva un braccio pari a 0, perché il fulcro stava nel baricentro, adesso ha un braccio di 1 metro. Quindi bisogna ricalcolare tutti i momenti torcenti con i nuovi bracci. Vediamo subito che A e G, siccome stanno a sinistra del fulcro, allora la forza di gravità e la forza A cercano di far ruotare l'asse in senso antiorario e quindi i loro momenti torcenti escono dal foglio e sono positivi. Invece la forza B, essendo applicata a destra del fulcro verso il basso, cerca di far ruotare l'asse in senso orario e quindi di nuovo abbiamo il momento torcente che entra e quindi il suo segno è negativo. Ora moltiplichiamo forza 20 kg peso per braccio, 1,5 metri, e troviamo 30 kg peso per metro, sarebbe 20 kg peso per 1,5 metri, e questo è il momento torcente di A. Facciamo la stessa cosa con G: 30 kg peso per 1 metro di braccio, 30 kg peso per metro. Ricordiamo che la forza di gravità prima non faceva un momento torcente perché era applicata nel fulcro. Invece adesso la forza di gravità fa momento torcente perché il suo braccio non è più 0, è 1 metro. Poi calcoliamo il momento torcente di B, che è 30 kg peso per 2 metri di braccio, 60, col segno meno, kg peso per metro, col segno meno per convenzione, perché è un momento torcente che entra nel foglio. Vediamo che 30 più 30, questi due momenti torcenti insieme, fanno 60 kg peso per metro e quindi da soli già equilibrano il momento torcente di B. 60 meno 60, il momento torcente totale è 0, già di suo, quindi non serve mettere il terzo bambino, in quanto l'asta è già in equilibrio così, senza di lui. Qui sotto ci sono tutti i calcoli che abbiamo appena detto a voce. L'ultima cosa è il calcolo della forza vincolare, sempre applicata nel fulcro, e sempre con la condizione che la forza vincolare azzera il totale, la forza totale. Siccome abbiamo verso il basso 30, 30 e 20, quindi 80 kg peso, la forza vincolare sarà in alto di 80 kg peso.